Ciao a tutti, la clip di oggi è dedicata alla scelta del microfono esterno da abbinare al nostro smartphone per trasformarlo in una telecamera professionale vera e propria. Ce ne sono ovviamente di tanti tipi, non li possiamo vedere tutti. Vi faccio vedere quelli secondo me più importanti e che si abbinano a delle esigenze di produzione del video che andiamo a realizzare. Questo perché appunto non esiste un microfono adatto per tutte le situazioni, ma a seconda dello stile e del linguaggio che utilizziamo nel realizzare i nostri video, possiamo e dobbiamo scegliere quello più adatto. Ovvio che la cosa migliore sarebbe averli tutti e scegliere di volta in volta, altrimenti diciamo compriamo prima quelli più necessari, quelli che useremo sicuramente di più. Due indicazioni su come si posiziona: orientativamente a un palmo dalla bocca della persona che parla e in posizione centrale, se appunto come in questo caso io sto parlando alla camera direttamente, ma se avessi un interlocutore ad esempio sulla mia destra, questa sarebbe la posizione giusta con un interlocutore a destra. E se abbiamo un solo radiomicrofono e dobbiamo parlare in due, comunque lo posizioniamo ad esempio sulla spalla, perché appunto riesce a captare tutte e due le voci abbastanza bene. Abbiamo la possibilità in esterno di utilizzare il gatto. Il gatto sono questi pompon, che non sono dei pompon ma appunto sono dei filtri antivento da usare in esterno, e come vedete ci sono di diversi colori perché in teoria dovrebbero essere meno visibili. Quindi se abbiamo dei vestiti chiari o una camicia bianca utilizziamo questo, altrimenti questo è un po' più scuro, ma insomma meno visibili è una parola grande, perché si vede benissimo il gatto, ma è utilissimo, riesce a tagliare le frequenze del vento in maniera davvero performante. Quindi non lo dimentichiamo mai, è sempre nel nostro borsello. Il microfono direzionale, che ha un prezzo dai 30 ai 50 euro più o meno, naturalmente anche di più, però diciamo quella fascia di prezzo oscilla tra 30 e 50. La cosa importante è che è legato all'inquadratura, perché appunto come vedete dalla foto si segue l'inquadratura. Ha un'uscita a cuffie, molto importante, perché possiamo monitorare se il nostro campo audio è quello esatto, ed è molto utile per realizzare delle interviste con un audio superiore al microfono interno, naturalmente, e senza creare soggezione nella persona che andiamo ad intervistare. Quindi, non so, per le interviste in strada, ad esempio, noi inquadriamo con lo smartphone, ma con questo microfono direzionale abbiamo un audio migliore della persona intervistata. Cosa comporta questo? Che se ci fossero tre persone inquadrate e parlasse la più esterna, noi per fare un audio veramente buono dobbiamo inquadrarla bene. Cosa diversa invece se volessimo fare una ripresa e poi spaziare nell'inquadratura, non so, descrivendo la facciata di una chiesa o degli oggetti posizionati sul tavolo, e continuare a commentare le nostre riprese. Per questo tipo di riprese la cosa migliore è questo che sto utilizzando io, cioè un microfono lavalier a cavo che resta quindi con un campo audio sempre identico anche se io sposto lo smartphone, e quindi se vado verso il basso, se inquadro da una parte, se lo allontano da me, la voce che entra è sempre la stessa. Questo a me piace molto, bisogna ricordarsi soltanto che se inquadriamo verso il basso, come sentite adesso, la voce, se guardiamo probabilmente anche noi verso il basso, e quindi la voce è più indirizzata verso il microfono. Allora, se possiamo, restiamo con la testa, diciamo, nella stessa posizione, e invece inquadriamo con lo smartphone gli oggetti che sono sul tavolo. Ricordiamoci di questo campo audio. Questo microfono ha, diciamo, come limite quello del cavo,
che chiaramente conviene prenderlo un pochino più ampio, più lungo, per avere una maggiore possibilità di ambientare il soggetto che parla nell'ambiente, appunto. Il prezzo si parte, diciamo, dai 15 euro a salire, e quindi anche qui, insomma, arriviamo ai 50, ai 60 euro dei microfoni migliori. Poi c'è il radiomicrofono lavalier, cioè quindi una stessa tipologia di microfono però radio, quindi senza il limite del cavo. E naturalmente è molto bello per mettere in scena la persona, per farla camminare, per, non so, descrivere la stanza, per farla camminare nell'inquadratura, quindi in un campo lungo, ad esempio, o seguirla se non siamo noi stessi, ma stiamo intervistando una persona, noi la possiamo seguire in panoramica o in carrellata. Con il radiomicrofono, certo, la cosa è molto più semplice. Il limite qual è? Che è alimentato a batterie, quindi abbiamo batterie nel trasmettitore e batterie nel ricevitore. Può avere delle interferenze audio e quindi, diciamo, può essere soggetto in alcuni casi a dei problemi che il cavo invece non propone. Qui il prezzo varia dai 39 che ho trovato oggi online, e non lo so se proprio affidarmi al prezzo entry level, fino ai 90 o anche più, ai 140. Diciamo che sui 90 euro si prende già un prodotto di qualità. E poi c'è un altro microfono utilissimo, il lavalier doppio microfono, ma con un'uscita sola. Questa è la cosa importante, cioè voi avete due microfoni, quindi potete posizionarlo uno su di voi e uno sull'intervistato, ed essere sempre pronti ad intervenire nel discorso. Naturalmente c'è anche il lato negativo, cioè i due microfoni sono sempre aperti, quindi quando parla una persona, se l'altro tossisce o dà un colpo al microfono, chiaramente il microfono registra questo colpo. Non abbiamo due canali separati come nelle telecamere professionali, dove possiamo poi al montaggio escludere uno e tenere soltanto l'altro. L'audio viene registrato tutto nello stesso canale. I due microfoni, come vedete, vanno a finire nello stesso connettore, e però la pista audio è unica. Quindi, ad esempio, quando c'è vento, si può scegliere di coprire il microfono con una mano, il microfono di chi non sta parlando, proprio per aiutare la comprensione e non catturare, ad esempio, il vento nel microfono che in quel momento non si sta utilizzando. Questo anche è un microfono molto importante, perché appunto consente di gestire queste interviste doppie, queste interviste oppure con giornalista e intervistato che vogliono però intervenire e dialogare, quindi non le domande secche, ma un dialogo vero e proprio. E poi c'è il doppio lavalier radio, e quindi secondo me il migliore in assoluto. Perché? Perché appunto ci sono due trasmettitori che inviano il segnale ad un solo ricevitore, che però può switchare, quindi utilizzarne solo uno o tutti e due in coppia, e qui appunto consente di fare un'inquadratura ampia, far entrare i personaggi uno da un lato, uno da un altro, insomma scenicamente ci libera e possiamo fare quello che vogliamo con i soggetti in campo, sia se siamo noi stessi con un intervistato, ma anche se vogliamo mettere in scena ad esempio un dialogo tra due persone che si incontrano, quindi possiamo farli entrare nell'inquadratura a distanza, insomma questo è un microfono molto molto interessante. Le batterie aumentano perché ci sono due trasmettitori e un ricevitore da alimentare,
e le interferenze anche rappresentano sempre un problema, però secondo me è la soluzione migliore. Naturalmente costano un pochino, quindi mentre il radiomicrofono lo troviamo intorno ai 90 euro, quello doppio sta intorno ai 180 o 230. Insomma, inizia ad essere una spesa importante, e quello della spesa per me è un tema molto importante, perché dobbiamo ricordarci sempre di mantenere un budget per comprare tutti gli accessori, altrimenti è chiaro, uno comprerebbe sempre il meglio perché è più performante, perché restituisce un audio migliore, però dobbiamo sapere quanto è il nostro budget da investire e dividerlo in supporti, in attrezzature, in luci, in microfoni. Quindi naturalmente la scelta fatela voi, io non prenderei proprio l'entry level, ma subito un livello medio. E infine il cavo di uscita mixer, che è praticamente la salvezza quando ci sono più microfoni gestiti da un mixer, appunto in un convegno, in un concerto, e l'unico modo che abbiamo è utilizzare, per fare un audio buono, è utilizzare l'uscita cuffie o un'uscita del mixer qualunque per entrare nel nostro smartphone con questo cavo. E con questo fate una bella ricerca prima di comprarlo. Guardate bene la compatibilità con il vostro smartphone, perché a volte quello che va bene per iPhone non va bene per Android, insomma ci sono alcuni che mettono più spinotti con l'uscita, quindi per adattarla anche al computer ad esempio. Insomma, scegliete bene, guardate bene le caratteristiche e magari anche le recensioni.